Allora, ciao amici sportivi, sempre dalla piazzale del centro commerciale di Cocchio, sempre con Alex Fantinato. Perché? Perché abbiamo visto che c'è una struttura che non sempre vediamo in giro, una struttura fatta di metallo dove tanti bambini ci stanno giocando. Allora, penso che tu sei colui che l'ha concepita, per cui ti chiedo, spiegaci un attimo cos'è questa struttura. Allora, diciamo che questa gabbia nasce con uno scopo per dare dei messaggi positivi ai ragazzi. È una gabbia di lunghezza 11 metri, larghezza 6 e altezza 2. È una gabbia di ferro costruita artigianalmente e ci sta dando molti sbocchi anche a livello educativo per entrare nelle scuole, per i bambini, per i ragazzi, soprattutto in una fascia adolescenziale. Quindi stiamo veramente puntando molto e stiamo investendo molto come associazione, tu sei importante in questo. E voglio ringraziare Pino che mi sta dando questa occasione, veramente siamo molto onorati e lo ringraziamo con tutto il cuore per quello che ci sta facendo, che sta facendo pubblicità a noi. Per me tutto quello che è sport, quindi un messaggio di questo tipo merita quantomeno un minimo di visibilità. Poi cioè io sono un calcettista, quindi vedo la gabbia e sono subito innamorato. Quindi io penso che ti possa veramente dare tanti sbocchi una struttura di questo tipo. Sì, diciamo che non è concepita solo per gli adolescenti, perché ci giocano anche i ragazzi di una certa età, ragazzi professionisti, e comunque è una gabbia di ferro molto solida e stabile, e quindi i ragazzi fanno battaglie dentro per divertirsi. Va bene, verremo sicuramente a trovarti più avanti quando organizzerai o organizzeremo insieme delle cose un po' più corpose, per dare modo a tutti quanti di verificare l'effettiva situazione di questa gabbia, che secondo il mio modesto parere permetterà di organizzare un sacco di cose. Sì, ci crediamo molto. Quindi bravo Alex e in bocca al lupo. Grazie, grazie. Saluto tutti, grazie. Ciao.